Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video devo prendere l'auto Mugen Accord, non so che cazzo me ne debba fare. Sì, allora cominciamo subito a fare le gare in questo caso, perché il mio scopo sarebbe andare sulle gare su sterrato, anche se sono molto palluse perché non ci sono avversari, però mi piacerebbe tanto andarci. Vediamo se esiste qualche gara da sterrato senza gomite sterrato. No, non credo. No, infatti no. Ho bisogno per forza le gomme da sterrato. Le gomme da sterrato costano 25.000, una cosa del genere. Ci possiamo arrivare. Ci possiamo arrivare come niente. Cioè, in due puntate, forse in meno, pure riusciremo ad arrivarci. Pneumatici, pneumatici da sterrato. Ah, no, 12.000, cazzo. Pensavo 25.000. Pensavo di più. Allora, possiamo fare la gara. Che gara posso fare? Una gara che non ho mai fatto. 4x4. Seattle Short. Non puoi partecipare. Tipo interazione di vecchio. Come non è 4x4 questa macchina? Oddio, sono rimasto scandalizzato. Vabbè, non ce la faccio. C'è bisogno di internazionale C. Sfida P, vediamo. Ok, questa la posso fare. Quindi è trazione posteriore quest'auto. Ma non c'è il motore da dietro. Cioè, può essere anche trazione posteriore con motore anteriore. Però non sembra abbia un motore. Vabbè, dai, facciamola. Qualche succede, succede. Ah, questa è la gara di notte, quella merdosa di merda. No, dai, questa è la gara della mia infanzia. Allora, accelera. Mi sto spaccando il culo a cliccare, ok. Allora, sempre due giri. Ecco, sto coglione se ne viene addosso, cominciamo. E superiamo anche queste qua. Mi dicono un po' troppo facile. E se riesco a vincere questa gara dovrei vincere un altro veicolo. Un'altra vettura. Oddio, che drift. Ecco perché driftava così. Ma però mi sembra strano che non sia trazione posteriore. Cioè, io avrei voluto fare le gare su sterrato. Se vedete oscuro, che ci posso fare? La gara è notturna. Cercherò di alzare un po' la luminosità. Cercherò, se mi ricordo. Stavo dicendo, cioè, io potrei anche fare le gare su sterrato con questa vettura. Però il rischio è che poi non ce la faccio a fare le curve. Quindi avrei bisogno di una GTR o una Subaru o un'altra macchina che spaccherebbe veramente i culi su sterrato. Bah, io i soldi da parte me li metto. Perché poi potrei anche vincere il veicolo. Potrei anche usare quella lunga, quella che ho vinto l'altra volta. Visto essendo, se non sbaglio, 4x4 quello. Quindi la trazione ruota, come posso dire, sia trazione 4x4, dovreste sapere cosa significa. Se non lo sapete, chiedetemelo nei commenti. E se non sapete commentare, chiedetemelo in privato e ve lo spiego. Perché durante il video non so proprio come spiegarvelo. Quindi trazione 4x4, che stavo, come era il discorso? Ah, essendo trazione 4x4, la Mugen Accord, ossia quella macchina lunga, quella che ho vinto il carro funebre, quello dell'altra volta. Se ricordo male, se ricordo bene 4x4, essendo così, potrei fare le corse su sterrato. Quindi potrei riuscire meglio. Anche non lo so, sto dicendo cazzate immonde, però. Minchia, pochissimi minuti sono passati. Ora capisco quando ci metto a fare una gara. Non ci metto così tanto. 2 minuti, 2 minuti e 1, 2 minuti e 2. Dai, questa gara è finita bene, dai. Questa gara è finita molto bene. Mucho bien. Mo' le altre gare devo per forza fare l'internazionale C per farle. La patente. Toyota Corolla Trueno. Esci. Aia, le mani mi stanno facendo male. Ok, successivo. Sì, 5.000, ok, hai ragione, bravo. Hai una nuova vettura, andiamo a vedere che merda è. Quale merda è? E non salvo da due puntate. Sì, ho lasciato il gioco acceso. Non salvo da molte puntate. Da due puntate non salvo. Devo andare a salvare qualche. Comunque finisco il video. Ah, la Silei, questa è bella. Questa mi ricordo quando ero piccolo. Allora, questa è trazione. Minchia, questa è spacca veramente. È un misto tra la Nissan Silvia e un'altra macchina. No, mi piace, la userò per qualche gara. Tanto vediamo la Mugen Accord. No, è trazione anteriore. Cazzo, me lo aspettavo. La sarebbe un misto tra questa qua. È un'altra macchina, quella che ho preso adesso, la Sileghiti. Sileghiti, potrei fare il trofeo Silvia. Dovrei farlo perché essendo sempre una Nissan Silvia, quindi S della città Nissan. Cazzo, ok, evento.
Silvia 200 SX, essendo un misto tra la Silvia e la Nissan 200 SX, non puoi partecipare. Com'è? È un misto tra queste due auto, raga. Com'è non posso partecipare? No, mi sento di merda. Vediamo, si potrà modificare quest'auto. Un giorno arriverò anche a fare questo, guardate. Mamma mia, mamma mia. Allora, ho raggiunto 12.000 crediti. Ora non so bene se modificare l'auto oppure lasciarla così di merda. Cioè, in senso, va sì, dai, diamo le gomme da terra, dai. Facciamo se sta stronzata. 286 cavalli, 286 HP. Vado a modificare, mettiamo le gomme da sterrato. Sì, ce la faccio proprio di pochissimo, riesco a farlo, perché costavano 12.500, quanto ricordo, se non ricordo male. Quindi da pneumatici da sterrato, sì, ce la posso fare, vai. Installare uno. Ok, ora c'ho i pneumatici da sterrato. Questa auto può fare le corse sulla terra, quindi su sterrato. Allora, Smoky Mountain Suit Course. Allora, prendiamo una gara più semplice. Facciamo, oh, e vai. Smoky Mountain Suit Course contro la Sirion X4. E sai, queste sono prove a tempo, ragazzi, perciò non ci stanno avversari veri e propri, ma stanno solo dei ghost, ossia dei fantasmi. Infatti possiamo vedere il fantasma molto colorato inizio gara, però non si potrà passare da dentro. Cioè, in pratica, tipo quel gioco che giocavo io, che ho fatto, feci pure un video, Trackmania. Eccolo, guardate a fianco a me. Ma è un fantasma, non è la vera e propria auto. Io dovrei battere quello. Dai, ah, ok. Eccolo là che parte alla impazzita. Mamma mia, ci mettiamo in scia. Anche ad un fantasma ci mettiamo in scia. Ma non ce la faccio. Lo sapevo io. Cioè, qua per queste corse da terra c'è bisogno di un'auto veramente potente, perché così è un po' troppo difficile. Non è poi troppo facile. Oh, wow. E quindi vi stavo dicendo, non è poi così facile che comincia a sbandare. Minchia, è proprio difficile fare una corsa su sterrato su questo gioco. No, qua ci bisogno di un'auto che sia già pronta e preparata per il rally, che si possono tranquillamente vincere. Anche completando questa gara io potrei vincere un'auto da sterrato, se non ricordo male. Forse ricordo male. Sì, un giro, e l'ho perso anche. Quindi, ragazzi, le gare su sterrato non le posso fare, quanto vedete. O la macchina deve essere potenziata così tanto che deve essere proprio pronta, perché un'auto deve partire proprio con quell'assetto. Non posso farla partire da zero e poi modificarla da sterrato, sennò verrebbe una merda. Cioè, guardate, non ce la fa. Anche se la vado a modificare, non ce la fa. Un miracolo sarebbe. Anche la bravura del pilota, ossia io. Però non ce la farebbe. Cioè, è troppo, ci devi fare il culo. Cioè, quella macchinetta lì è una merda. Quella macchinetta lì, il fantasma, è una merda. Però riesce ad avere stabilità e accelerazione calibrata bene per circuiti da sterrato. Io non ce la farò mai con questa. Eccolo che mi passo da dentro. Hai perso così. Type MR30. E poi c'è scritto R la mia macchina. Che cazzo. I soldi, almeno la quota di partecipazione, no? Oh, quanti soldi, ragazzi. No, dai, mi sento male. Sto male io. Quindi ora abbiamo i pneumatici da sterrato. Ma le gare da sterrato le faremo poco e niente. Fino a quando forse non riusciremo a modificare meglio l'auto. Così, bisogna tentare. Tentare non nuoce, questo è vero, però non lo so. Allora, fa qua. Devo fare Coppa K vetture leggere, 98 HP. Ho bisogno della Lupo. Prendiamo la Lupo. La Lupo 82. No, quante volte lo sto cambiando? No, ok. Facciamo una coppa, una gara lenta così. Ah, questa è già la terza gara. Tahiti Road. Una gara di merda. Sempre odiata. Meno male che l'hanno rimossa in questi ultimi videogiochi, in questi ultimi titoli di Gran Turismo. Allora, accelerazione massima. Ah, no, qua sono molto più preparate le auto. Sì, perché questa essendo l'ultima di questa coppa, sono molto più preparate. Eccola là, guarda. Vedete quella macchina bianca? Quando ero piccolo la presa, la modificai, la potenziai al massimo, più potente che esisteva. Ah, no, quella macchina, no, quella, l'ultima lì. E la modificai così tanto che riuscivo a fare i campionati contro le vetture, proprio quelle da corsa, quelle proprio
tipo quelle da Formula 1, cioè, anche se non ci sono le moto da Formula 1 in questo gioco, però intendo la potenza, riuscivo a farle, cara, cioè non so come cazzo facevo, cioè ero proprio pazzo. Questa gara mi dicono un po' troppo facile. Lasciamo l'acceleratore, cominciamo la curva. Aia. In bocca al lupo. Non è vero senso della parola, questo è una lupo. Dobbiamo ridere, ragazzi, questa è una battuta di Silver DX. 02.50.046. Buon tempo, ragazzi, un buon tempo. Un tempo che non me lo sarei mai aspettato da me stesso. Allora, io non sono mai stato attratto dai tempi, dai giri, di stare attento a fare il giro migliore, perché mi è sempre fatto cagare il cazzo. E le bestemmie che mi partivano quando andavo a sbagliare, dovevo rifare tutto il giro da capo e ritornare là e sbagliare di nuovo per erroramente. E quindi non sono mai stato attratto, infatti lo vedete nelle patenti, non punto all'uro, ma punto almeno a finirlo. Io sono più stato attratto sempre dai sorpassi e queste stronzate qui. Infatti avete visto che io ho attivato la modalità fantasma nel circuito da rally. Ho attivato la modalità fantasma in tipo 3. Invece potevo mettere tranquillamente nessun fantasma, così non c'era. Invece l'ho attivato in tipo 3 per me, almeno simulare che stava qualcuno a fianco a me a fare la gara in stile rally cross. Se no non mi piace proprio, io voglio un avversario, voglio un avversario che ci deve stare, non fantasma così. Uno spettro, un tipo spettro così. Possibile che non riescano ad aggiungere la mia lupo? Mi sa che questa lupo la devo mettere come trofeo. Troppo figa. Aia, aia, ok. La lupo, vedi che, vedete ragazzi che spacca i culi questa lupo. Cioè guardate come gira. Però le ruote le volevo modificare. I cerchioni. Anche se non mi servirà più, semmai quando avrò i big money perderò tempo anche a modificare la lupo. Allora, io ora ho speso i soldi per pneumatici da sterrato. Il mio prossimo obiettivo vorrei modificare l'auto da corsa, come vi ho fatto vedere prima. Sì, potenziare l'auto e farla da corsa. Perché almeno con quell'assetto l'auto. Può darsi anche facendolo con quell'assetto, la Nissan GTS, quella rossa, potrebbe anche andare bene su sterrato. Perché io so che quell'assetto è per le vetture da corsa. In pratica l'auto te la prepara proprio da corsa. Non so se rendo l'idea. Forse potremmo andare anche su sterrato. Perciò il mio prossimo obiettivo credo sia quello, proprio ad arrivare a quel limite, modificare l'auto, fare le vetture da corsa. Tanto le vetture, le auto non le posso acquistare più. Cioè non avrebbe proprio senso acquistarne altre, se tanto le devo vincere così facilmente. Ecco, ora ho già vinto un'altra auto, una merda sicuramente, o una lupo, o qualche Suzuki, Mitsubishi così, o Daihatsu. Però si vincono lo stesso le auto. Volendo, uno gli servono soldi, le può anche vendere queste merdine qua. Che poi non è che valgono poco, valgono abbastanza. Abbastanza valgono, abbastanza molto. Anche se non si può dire, lo dico, abbastanza molto. Se è arrivata l'ora delle patenti, quindi facciamo le patenti. Lu patenti. La Mugen CRX. No, mica è male. Minchia, questa sarebbe la Mugen, sarebbe l'elaboratore, come Nismo c'aveva l'elaboratore che è Nissan, la Mugen sarebbe Honda. Ed è abbastanza veloce a quanto vedo. Allora, io forse la userò nel prossimo video per fare la coppa di trazione anteriore. Andiamo a fare l'internazionale C, pratica serie di curve 2 cieche. Oggi ne faccio 4 di esercizi patente, non ne faccio 3, così nel prossimo video ne farò solo 3. Ne faccio 4. Con questa è difficile. Questa patente è difficile, ma ricordo. Guardate, stanno i muri, stanno i bordi. Curve cieche, quindi qua se ne vado a sbattere so cazzi amari. Allora, freniamo, ok. No, non sono andato a sbattere, non mi ha detto fallito. Di solito dice fallito quando vai a sbattere. Ai ai ai, il braccio. 18, 19, 20, 21. Ai, per poco ce l'avrei fatta. Sì, ok, ce l'ho fatta. È un po' alta da terra, un po' rialzata da terra questa auto. Toyota Supra RZ del 1997, quella gialla, quella che fa il rumore. Ah no, RZ che non fa rumore, SRZ faceva un rumore incredibile e mi piaceva. Allora, si fanno queste... Ah no, questa curva la odio, cazzo! Fuori pista. Questa curva la odio e voi lo sapete se mi seguite da una serie. Quindi,
Questa curva mi sta veramente sul cazzo. Ogni volta che la faccio, perfino con la Mazda Demio, con quella lentissima, con quel cascettone, dovrei esco fuori così. Mamma mia che curva di merda. 11 secondi. Per poco non prendevo l'uro. Argento ho preso. Beh, un giorno lo prenderò l'uro, ragazzi. Un giorno lo prenderò. Red Rock Valley, sempre. Però questa volta con un'auto più potente. Ancora. Più potente assai. Ah no, è sempre la stessa. Ah no, questo dovrebbe essere il modello SRZ. Quello che faceva il rumore che piaceva a me. Ora non lo sento perché il volume è molto abbassato. Però questa, ah no, no, è sempre l'RZ. Però la strada è diversa. È più completa questa strada. Infatti ho sbagliato, l'ho presa male la curva. E ora mi prendo il bronzo, tanto ormai non c'ho nulla da perdere. 22, 23, vai, dai. Il bronzo. Ci avrei anche un'altra prova da fare ancora. Facciamone un'altra. Facciamo 4, ne facciamo. Ok, facciamo questa qua. Che macchina è? Muoviti. No, ho schiacciato indietro. Perché? 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 Perché la stronzata? Perché? Ah, questa è la gara midfield, una cosa del genere dovrebbe chiamarsi. Midfield, vediamo com'è. Ah, sì, sì, ricordo com'è, però vediamo com'è la strada. Qui c'è la patente. Allora, la Toyota Celica. Questa macchina non mi è mai piaciuta il di dietro. Cioè, la zona posteriore. Cioè, guarda che schifo. Però il resto è molto... Questa per il rally, per esempio, va bene. Sì. Allora, 5790. Dai, per poco, perché ho sbandato. E quindi questa per il rally andrebbe benissimo. Oh, è già finito il video. Quindi devo spegnere, ragazzi. Allora, il video è finito. Ricordatevi di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, se non siete già iscritti. E commentare se tanto volete. E ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.